Senegal mi è molto familiare, però anche molto lontano in un modo, perché siccome non ho mai vissuto lì, colpisce di più che la differenza proprio tra Senegal e la Francia è la condivisione che puoi trovare lì in Senegal di una gente che non ha tanto poi da dividere, però il poco che ha lo dividerà con molto semplicità e in un modo molto naturale. Abbiamo questa abitudine di lamentarsi molto in questa parte del mondo. Invece lì la gente non ha quasi niente, ma rimane molto orgogliosa e molto c'è una dignità che mi colpisce molto. I senegalesi direi che mi vedono a volte come una francese quasi bianca e altre volte riescono ad ammettere che in un certo modo sono anche senegalese come loro, ma ho un statuto particolare, questo misto è la mia identità e la mia forza, direi. Ho cresciuto in una città dove a scuola c'erano, non so, 50 nazionalità diverse, una scuola pubblica, menzogna, si può dire, di quelli che fanno il viaggio, che tornano, non tornano, ma che non sono mai capaci di dire, di raccontare quello che hanno vissuto dall'altra parte. Per cui le generazioni successive, non avendo nessun racconti di parenti, uno torna, dirai sempre che è andato tutto bene o non dirà nulla, però non è che c'è questo orgoglio di non dire che le cose vanno male e si fa tutta un'immagine molto più facile dell'estero. Uno lì che guarda solo televisione e che sa che suo cugino è andato negli Stati Uniti e fa la sua vita, ha solo voglia di andare a vedere con i suoi occhi. A un certo punto, ed è quello la tragedia, secondo me, che in un modo è molto sbagliato e in un altro modo c'è qualcosa, si capisce, come io o te avremmo voglia di andare a vedere come si vive in India, come si vive, e così. All'inizio si immaginò di vivere qualcosa di unico, di bello, eccetera, arrivando in queste città o paesi, che siano la Francia, America, Italia, saranno delusi per forza perché i codici sono veramente totalmente diversi. E